presente? Volevo aggiungere che oltre a me, che sono 10 anni qui al raduno, è venuto anche Brizzolotta, che ha finito 11 anni. Non so se c'è. Dispetto e Timberland. Io, come dici tu, è meglio che lei, perché se vado a braccio... Noi che abbiamo visto il Pipinizio e oggi non riusciamo a vedere l'orizzonte di questo meraviglioso progetto fatto d'amore e sacrifici, che non contempla alcuna aspettativa. In cambio abbiamo ricevuto molto, una crescita personale, perché lavorare con le emozioni ti porta a sentire, ad essere in empatia, tanto da riuscire a capire attraverso uno sguardo, un abbraccio, un sorriso, i sentimenti delle persone e quello che realmente stanno vivendo o ci stanno chiedendo. Non è sempre facile ed è importante esserne consapevoli e accettare limiti e debolezze anche di noi stessi. Dopo 10 anni di clown terapia, capisci che la terapia significa esserci con la mente e il corpo. Non serve conoscere le più disparate tecniche clownesche, senza la consapevolezza che il naso rosso per noi clown non è una maschera, ma una parte profonda della nostra anima, la nostra parte sana, il bambino che eravamo e che siamo ancora. Nel momento in cui dimenticheremo tutto quello che abbiamo studiato ed imparato, perché assimilato nella nostra testa, quando non avremo più bisogno di dimostrare niente, allora noi cominceremo a lavorare, a comunicare con il cuore. Noi che abbiamo capito la differenza tra essere o fare il clown. Io sono Francesco, ma anche il dottor Clown Flamingo. Probabilmente lo sono sempre stato e solo la magia del naso rosso è riuscita a farmi comprendere questo piccolissimo dettaglio. Ero una nave con le vele spiegate, fermo in un porto. 10 anni fa da VIP, e con VIP intendo le persone meravigliose incontrate nel mio cammino, ha soffiato una silenziosa ma fortissima brezza. Io e il mio gruppo Risvegliati, appena formato, oggi Associazione Risvegliati di Brescia Onlus, siamo partiti senza mai fermarci, riempiendo la stiva di tutto l'amore che inaspettatamente incontravamo. Oggi abbiamo molto su cui lavorare e forse noi nostalgici stufiamo. Ma questo è il nostro anno e io lo sento particolarmente nel cuore e nell'anima. Non credo sia cosa da poco aver vissuto e partecipato giorno dopo giorno alla crescita di questa meravigliosa macchina che dispensa sorrisi ed oltre. Ho riletto in questi giorni le lettere, i resoconti, mail, la relazione del 2003. Che dire, mi commuovono ed emozionano. In fondo alla mia lettera avevo scritto: non permettiamo che tutto questo finisca. Ebbene, grazie a tutti voi, oggi la VIP Italia, Onlus, è una realtà solida, strutturata e amorevolmente implacabile. Praticamente un sogno durato 10 anni che si realizza. Buon anniversario, Vittorio.